eccolo qua, Terenzio Bove, esperto e produttore di fagioli, associato alla grande Coldiretti. Sì. Caro signor Bove, insomma, è un... gli italiani amano i fagioli. Quali sono i più venduti, i più richiesti sul mercato? Sicuramente i borlotti. Immaginavo. I borlotti perché hanno un ottimo, abbiamo visto un buon prezzo. Sì. E hanno sicuramente quei prezzi che lei ha visto sono accettabili. Sì, diciamo, sono quelli. Sì. E hanno un buon gusto e soprattutto un ottimo rapporto qualità-prezzo. Qualità-prezzo. Io però qui leggo borlotti Taylor. Sì. È una, varietà che è coltivata anche in Italia. Un pochino più marrone, un pochino più scuro, sì, vero? Una varietà. Rispetto a quelli di Lamon. Rispetto ai Lamon. Ai Lamon, sì. Ma esiste per caso una varietà di borlotto di zona in zona? No, borlotto, ovviamente non parliamo più di varietà di borlotto, dovremmo parlare di tipologia borlotto. Cioè tipologia? La tipologia che fa riferimento a questo fagiolo più o meno tondo o allungato, come questo per esempio, che ha questo colore di fondo crema e le screziature. Ecco, questo è il borlotto. Ovviamente partendo da nord a sud in Italia, in ogni zona vengono coltivati vari tipi di fagioli. E allora, varietà. Andiamo a vedere, perché poi tutto sommato i fagioli hanno una pecca e sono i tempi di cottura, per cui, parlo dei fagioli secchi, per cui molti italiani, sempre presi da questa maledetta fretta di fare presto e bene, prendono la classica scatoletta, la aprono quindi gustano e abbiamo subito il condimento magari per un secondo. E allora andiamo a vedere le fasi di lavorazione di questo prodotto. Abbiamo mandato proprio in una grande azienda Stefania Bogo, la nostra Stefania Bogo, con la regia di Maria Antonietta Fiordelisi, guardate. E torniamo ai nostri borlotti, perché ha ragione Terenzio Bove, non si tratta di varietà, si tratta di tipologia. All'interno della variegata famiglia dei borlotti ne incontriamo diversi. Abbiamo citato il classico borlotto, il borlotto di Taylor, il borlotto stregone addirittura. Sì, stregone. Poi il borlotto di Cuneo, sempre un borlotto. Però qui vedo che i prezzi, poi quelli di Saluggio, di Saluggia, e anche i Salagini, si dice Salagini o Salugini? Salugini. Salugini, Salugini, cioè di Saluggia. Di Saluggia, sì. Ho capito. Senta, però qui i prezzi non sono più quelli che abbiamo visto prima, Si va da un minimo di 2,50 del borlotto classico fino addirittura a un 6 di Billot di Cuneo o di Lamon. Sì. Com'è? Perché questo è il prodotto italiano, in genere molto spesso lo paghiamo di più per il prodotto nostrano. Il prodotto italiano perché viene coltivato anche rispettando delle norme igienico-sanitarie diverse rispetto ad altri paesi esteri. In che percentuale noi importiamo dall'estero il fagiolo? Ma la tipologia di fagiolo secco oltre il 90%. 90%? Sì, sì. Cioè tutto quello che vediamo qua è soltanto il 10% della produzione? Sì. Anche meno forse. Anche meno. Anche meno. Rimango colpito su questa affermazione, perché io pensavo proprio che il fagiolo fosse nostrano. E qual è la nazione da cui importiamo? Ma in genere dai paesi sudamericani, anche dal Messico, dall'Argentina e dai paesi ovviamente. Fanno un bel viaggio, Al di là del borlotto, un grande successo lo sta conseguendo il cannellino. Cannellino, sì. Ci dice qualcosa il cannellino, sul cannellino? Sì, molto più delicato come gusto. Sì, è vero. Quindi anche piace di più. E poi da sfatare il mito che il cannellino sia solo bianco, perché noi a Sarconi abbiamo anche il rosso. Ah, ecco, quindi nasce il sano campanilismo italico. Noi a Sarconi abbiamo... Eccolo qua, ve lo presento, rosso. Il cannellino bianco e rosso, bellissimo. Sì, difficile da trovare, però che è un ottimo fagiolo. Senta, poi momento. Dobbiamo dire che questo è un fagiolo IGP? Sì, questo ha un'indicazione geografica protetta, viene ovviamente tutelato dal marchio. Non c'è dubbio, però io dico una cosa, faccio appello a voi produttori, il cannellino bianco e rosso di Sacconi. Ma quando costa 12 o 15 euro? Cioè, si rende conto? Lo so. Un sacchettino... È limitata poca la produzione. Lo credo bene, ma non è possibile magari abbassare
di molto il prezzo e aumentarne prezzo, quindi la distribuzione. Ma è difficile da coltivare, ecco perché è stato dismesso. Io faccio questo ragionamento e questa riflessione non tanto perché il prezzo è alto, è un dato oggettivo, ma perché quando il prezzo è così alto e quando la produzione è così limitata, poi rischiamo che va in estinzione, cioè non lo compra più nessuno e quindi non lo produce più nessuno, sì. E si perde un grande patrimonio agronomico italiano. In effetti la biodiversità si tutela mangiando, certo, lei ha ragione. Però se la biodiversità ci costa 15 euro, lo so, ma tutti sono disposti a... Lo so, è difficile da coltivare, le produzioni... Con questo non voglio fare una affettuosissima rampogna ai coltivatori del cannellino di Sacconi, ma a tutti i coltivatori dei fagioli. Quando poi i prezzi sono così alti, sì, sapete chi si frega le mani? Gli argentini, i brasiliani, i cileni e quant'altro, sì, perché è chiaro che i cinesi. Sì. Ora, ma perché non ce le dobbiamo fregare noi le mani? Che dite? Quindi riflettete, rianalizzate i costi di produzione, i costi di distribuzione, perché è un peccato, effettivamente è un peccato. Senta, i fagioli Corona. Sì, abbiamo i Corona, sono questi bei fagioli belli, grossi, grandi, ciabattoni romani anche. I ciabattoni romani, certo. Però c'è da dire che questa è una specie diversa rispetto a tutti gli altri, perché fa parte di una specie che è Coccineus, sì, Phaseolus Coccineus, mentre l'altro è fagiolo vulgaris. Senta, Phaseolus. Io vedo qui tanti fagioli, sì, e tanti colori e tante forme, però lei mi deve aspettare un attimo perché io devo andare. Lo so. Quel 2.30, 2.39 era un po' fuori mercato, vero? Sì. Roma e Palermo. Anche se bisogna vedere poi la provenienza di questi fagioli, perché poi in rapporto al chilo ci siamo con i nostri prezzi, siamo Ho sui 4-5 euro. Ma la provenienza italiana o estera si riferiva? Italiana o estera, sì. Perché molto dipende da quello, certo. Se arriva quindi dall'estero. Lei dice, o lei mi vuol far capire, che quando il borlotto sta sopra i 2 euro può darsi che sia italiano? Può darsi che sia italiano, non è sempre vero. Ma ecco, per esempio, ma il consumatore nazionalista, il consumatore autoctono che vuole mangiare il fagiolo italiano, il borlotto italiano, ma che ne sa quando va a comprarlo se è italiano o meno? Sì. C'è scritto? Deve leggere l'etichetta, la rintracciabilità, dovrebbe esserci scritto. No, il condizionale, Guido, questa è una trasmissione da imperativo, deve essere scritto. Sì. Provenienza Italia. Molto bene. Allora, detto tra noi, qualche dubbio ce l'ho, ecco. Allora, sempre a proposito di sapore, mi risulta però che i più dolci sono quelli, i fagioli colorati, guardate, sì, che meraviglie, neri, rosso scuro, verdi, sì, che ci, sì, dice? In genere è così, assomigliano molto alla soia questi anche, ecco quelli perché. Verdi. Questi sono sicuramente tutti esteri, sì, vero? E il sapore dolce lo si deve a zuccheri semplici che sono presenti nei semi. Oh, vogliamo trascurare certamente i fagioli certificati. Che mi dice di questo? Certificati intendo che, sì, sono tutti. Allora, in noi in Italia abbiamo 3 indicazioni geografiche protette. Abbiamo al nord, abbiamo in Veneto la MON con, sì, 4 tipologie. Sì. Abbiamo in Toscana. Sono tutti IGP. IGP, indicazione, benissimo, geografica protetta. Perfetto. Poi abbiamo il fagiolo di Sorana con 2 tipologie. In Toscana, Pistoia. Quindi siamo al centro d'Italia. E poi siamo al sud con, sì, i fagioli di Sarconi. Abbiamo 17 varietà diverse. Oh, mi cade l'occhio su questi due, sì, queste due confezioni, sì, di fagioli. Guardi, allora, il solfino da mezzo chilo ci costa 15 euro. Il cannellino, sempre da mezzo chilo, 1 euro. Ora, è ovvio, dice, io però devo fare i fagioli a casa, ma le pare che vada a comprare il solfino da 15 euro, mezzo chilo. Con 1 euro, 15 volte di meno, sì, io comunque ho un buonissimo risultato organolettico di sapore, ho trattenuto nel mio portafoglio ben 14 euro, la scelta è fatta. Sì. Ecco dov'è il mio appello. Naturalmente è probabile che questo cannellino non sia italiano. Non sia italiano, giusto? Sicuramente non lo è. Non lo e sicuramente il solfino sarà italiano, ma qualche volta per risparmiare 14 euro ci globalizziamo pure noi.
Senta, ma passiamo adesso alle metodiche. Il fagiolo secco è seccato con qualche congegno, diciamo, meccanico, chimico, fisico, oppure è proprio il tempo che li secca? Allora, in genere sì, quelli tutelati da marchio si essiccano al sole, naturalmente. Invece altri potrebbero essere essiccati attraverso essiccatoi o deumidificatori o altre macchine che eliminano l'umidità. Quindi disidratano, sì, il fagiolo, il tempo è assolutamente non dimezzato, di più. Sì, sì, sì. Si riduce il costo di produzione, ecco la differenza nel prezzo. Senta, sì, un'altra cortesia, lei è consumatore di fagioli quanto me, immagino, no? Anzi, forse più di me. Lei che compra? Il fagiolo secco, il fagiolo in scatola, il fagiolo in vetro? Beh, io non li compro perché li produco. Ah beh, che gioco! Non è vero! Ma li consumo in barattolo. Non c'è consumo in barattolo. Ovviamente ho lei li consuma in barattolo. Barattolo di vetro anche. Ah, ecco, barattolo di vetro. Perché? Perché sono più pratici, rispondono. Così se li guarda, se li vede se sono fatte anche, bene, sì, poi lei c'ha l'occhio clinico. Sì, sono fatti bene e soprattutto guardo l'etichetta. Avete sentito che ha detto? Perché le chiedo? Non preferisce la latta o il brick? Ma così, in genere la latta è sempre la qualità che fa la differenza, ci sono anche prodotti buoni in latta. È ovvio che l'etichetta mi dice se ci sono antiossidanti, per esempio, o correttori di acidità. Io preferisco in genere sempre fagioli con solo acqua e sale. Siamo d'accordo. Io ci metto anche perché non alterano il gusto, se non altro. Un goccettino di aceto balsamico, sì, proprio una punta. Esattamente. Va bene? In genere il correttore di acidità e l'antiossidante si utilizza per dare maggiore lucentezza al fagiolo e la sicurezza alimentare. Certo. Però in genere poi alterano il gusto. Senta, adesso le faccio fare insieme a me un passo all'indietro. Lei c'ha, insomma, nel 1968 magari era un ragazzo, ma allora se la ricorda, non era nato. Sembrerà strano, ma io accolgo con affetto, con calore i nostri ospiti e loro ti danno queste stilettate. Vabbè, io nel 68 ero un ragazzaccio, però mangiavo fagioli, Però mangiavo fagioli. Bene, bene. Allora, però io me lo ricordo, Paolo Panelli, il grandissimo Paolo Panelli, alle prese con pasta e fagioli. Guarda.